Buongiorno a tutti cari amici di Binomania. Oggi vorrei parlarvi di due piccoli telescopi dalla configurazione molto interessante, che se utilizzati nel modo corretto possono sfoggiare delle belle prestazioni sia nell'uso astronomico sia in quello naturalistico. Sto parlando degli Skywatcher da 90 mm da 127 mm di diametro nella configurazione Max Sutov Cassegrain, che sono stati gentilmente forniti in visione da Unitron Italia. Il 90 mm costa 195 euro IVA inclusa, mentre il 127 mm ne costa 407. Entrambi hanno in dotazione due oculari, un diagonale e un red dot. Ne parleremo tra poco dopo la breve sigla. Ma com'è nata questa configurazione ottica? Nel lontano 1930 l'astronomo Bernard Schmidt comprese che era possibile migliorare i telescopi a riflessione, quindi con specchi, utilizzando nel centro di curvatura dello specchio principale una lente asferica, in grado di eliminare l'aberrazione sferica, introducendone una di segno opposto. Nacque così il telescopio di Schmidt, che, pur rappresentando un ottimo compromesso tra la compattezza e le prestazioni in ambito fotografico, presentava il delicato problema della lavorazione della lamina asferica. Negli anni 40 il russo Max Sutov e distintamente l'olandese Bowers e il nostro Kolacevic dell'osservatorio d'Arcetri compresero che fosse possibile surrogare la superficie sferica con una lente che fungesse da menisco concavo e concentrico allo specchio e che, se ben progettato, sarebbe stato, oltre che acromatico, anche capace di introdurre a sua volta un'aberrazione sferica in grado di annullare quella indotta dallo specchio. Attraverso questo nuovo progetto ottico era possibile conseguire gli stessi risultati della lente asferica di Schmidt, ma con un procedimento più semplice e con una migliore compattezza, perché era anche possibile situare il menisco più vicino al fuoco, in antitesi invece a quanto concesso dallo schema del signor Bernard. E fu così che nacque il sistema Max Sutov. In seguito, nel 1957, John Gregory sostituì lo specchio secondario convesso alluminando la parte centrale del menisco e dando origine al Max Sutov Cassegrain, perché Cassegrain era francese, anche detto Max Sutov Gregory, uno schema ancora oggi attuale utilizzato da quasi tutte le aziende costruttrici, tranne l'americana Questar, che predilige alluminare la parte esterna del correttore. Ora vi espongo brevemente i dati tecnici dei due piccoli telescopi. Iniziamo dal 90 mm. Ha una lunghezza focale di 1250 mm che genera quindi un rapporto focale di f13,9. Pesa soltanto 1,3 kg, ha una alluminatura e un trattamento antiriflesso di ultima generazione ed è garantito per raggiungere un ingrandimento massimo di 180x, quindi pari al doppio del suo diametro. In dotazione inoltre sono presenti un oculare super da 20 mm che consente di ottenere 62x e un super da 10 mm che gli fa raggiungere 125 ingrandimenti. C'è poi un diagonale a specchio e un attacco per il treppiede fotografico. Per le mere osservazioni visuali terrestri personalmente consiglierei un prisma raddrizzatore. Più importante nei pesi e nelle prestazioni è il Max Sutov da 127 mm di diametro. Ha infatti una lunghezza focale di 1500 mm che genera un rapporto focale pari a f11,8. Pesa 3,5 kg, in questo caso l'ho montato su una vecchia montatura alta zimutale. L'ingrandimento massimo dichiarato è di 250x e due oculari in dotazione consentono di ottenere 60 ingrandimenti e 150 ingrandimenti. Anche in questo caso è presente un diagonale a specchio. Io attualmente ho montato un oculare zoom della Bader Planetarium ed è presente anche la coda di rondine per consentirvi il collegamento con le montature astronomiche del passo Vixen Manfrotto. Entrambi i telescopi in ogni caso sono dotati di serie di un piccolo cercatore red dot. Esteticamente sono dei telescopi con una buona qualità costruttiva e con delle rifiniture senz'altro migliori rispetto agli esemplari che provai quasi 20 anni or sono quando recensivo i telescopi per la rivista Le Stelle.
In entrambi i casi i tubi ottici sono quasi totalmente privi di parti di plastica, la verniciatura è stata ben applicata, la messa a fuoco avviene spostando lo specchio primario. Il portaculari dal diametro di 31,8 mm è dotato inoltre di due viti. In entrambi i casi, anche ad alti ingrandimenti, lo spostamento del soggetto inquadrato durante la fase di focheggiatura è molto ridotto, sensibilmente inferiore ad esempio a qualche esemplare con tubo ottico Zurrino in cui osservai anni fa. Lo specchio primario dei due Maxutov è collimabile attraverso tre coppie di viti che permettono l'inclinazione dello specchio. Non vedo invece alcuna regolazione dell'inclinazione del menisco correttore, che sfoggia comunque una gradevole tinta violacea dovuta al trattamento antiriflesso. L'ostruzione centrale di entrambi è prossima al 32-33% rispetto al diametro dell'obiettivo, anche a causa delle dimensioni del paraluce interno. Come vedete, comunque l'interno dello scafo è nero anodizzato e liscio, mentre il paraluce nei pressi del primario possiede una minuta trama di diaframmi. Le aberrazioni presenti in un telescopio non devono essere considerate dei meri difetti strumentali, bensì fattori intrinseci al progetto e in gran parte ineliminabili. Alle aberrazioni si sommano inoltre tutte quelle alterazioni che derivano dall'assemblaggio delle ottiche, dai materiali impiegati per vetri specchi, dalla curazione di lavorazione, eccetera eccetera. Io ho analizzato entrambi i telescopi osservando la stella Vega e poi ho compiuto un altro test con una stella artificiale da 5 micron. Ho evinto che in entrambi i casi era presente soltanto una lievissima sottocorrezione in extrafocale e un accentuato rinforzo del primo anello, provocato ovviamente dalla ostruzione di questo sistema. Non ho notato inoltre tensionamenti nelle ottiche, oltretutto giudico che la qualità di questi nuovi prodotti sia sensibilmente migliorata rispetto ai primi esemplari con il tubo azzurro che provai anni fa. Il piccolo 90 mm ad esempio presenta un focus shift inferiore al mio ottimo esemplare di Midnight X90 degli anni 90 che era ancora made in California. Questa prestazione è sintomo di una migliore progettazione del sistema di traslazione dello specchio, almeno negli esemplari a mia disposizione. Questi piccoli Maxutov sono perfetti per essere diretti verso la Luna e in questo genere di osservazioni, come sapete, non mi tiro mai indietro. Vi parlerò in primis delle prestazioni del 127 mm. Il discreto diametro dello Skywatcher 127 ha mostrato innumerevoli dettagli della superficie lunare. Ad esempio, nel cratere Gassendi è facile vedere le strutture collinari interne e due microcrateri. Non ho però percepito le rime che intersecano il suo plateau. Visibile invece la Rupes Recta, la rima Birt e ad esempio la rima Mersenius. Dentro Clavius invece potrete percepire almeno 5 microcrateri. Beneficiando di una illuminazione perfetta al terminatore lunare sarà anche possibile vedere la proiezione dei domi lunari nei pressi del cratere Gambart e tutta la cinta craterica, oltre a vari dettagli nel cratere Posidonius. Il contrasto comunque di questo strumento è buono. La luce diffusa al terminatore è ovviamente superiore a quella visibile in un rifrattore apocromatico di alta qualità dal diametro di poco inferiore. Ho migliorato comunque l'esperienza avvalendomi di oculari ortoscopici di alta qualità, ma anche un ottimo oculare zoom rispetto ad esempio a quelli forniti di serie, che però sono perfetti per iniziare a osservare il nostro satellite senza sborsare ulteriore denaro. È possibile raggiungere almeno i 300 ingrandimenti. Il calo di luminosità è ben evidente, ma tutto sommato i dettagli del terminatore lunare sono ancora contrastati. Visto comunque la cifra in gioco, poco più che 400 euro, penso si possa essere più che soddisfatti. Il piccolo Skywatcher 90 ovviamente non raggiunge le prestazioni lunari del 127 mm, ma è molto compatto e facile da trasportare. Questo alla fine potrebbe significare osservare o non osservare, il che è importante. In ogni modo mostra decine di crateri lunari e di strutture a un prezzo simile a quello di un binocolo entry level da birdwatching. Sono rimasto inoltre piacevolmente stupito di percepire la bisseccatura del domo di Birt nei pressi della Rupes Recta.
anche se la rima purtroppo non si è palesata, ci vuole almeno un 10 cm. Evidenti invece molti altri dettagli interessanti, come ad esempio i domi di Hortensius o il cosiddetto Amoky material, ossia il materiale lavico da impatto che si riversò nel cratere Tolomeo dopo un grande impatto meteorico. Per quanto riguarda l'osservazione naturalistica, inizio con l'esordire che i lunghi rapporti focali non consentono di ottenere ampi campi di vista, come i più performanti telescopi terrestri, e men che meno una brevità nella messa a fuoco. Tuttavia, se si ambisce a percepire dei dettagli nitidi e contrastati al centro del campo, come ad esempio nel tiro sportivo o nell'osservazione paesaggistica, devo confermare che entrambi hanno svolto un ottimo lavoro, anzi, il 90 mm si è anche dimostrato molto insensibile alla turbolenza diurna e ha anche scioccato un paio di tiratori esperti dotati di spotting scopes da 2000 euro. Fatte le premesse poc'anzi espresse, quando dotati di un bel prisma raddrizzatore e magari di un oculare zoom di alta qualità, possono anche fornire delle belle soddisfazioni a patto di non esigere loro caratteristiche di robustezza, impermeabilizzazione proprio di uno strumento devoto specificatamente al mondo outdoor. Credo che in questo caso il Mazutov da 90 mm sia ottimo per brevi sessioni osservative anche nel settore del bird watching. Oltretutto propone una distanza di messa a fuoco minima decisamente interessante. Ritengo invece che il 127 mm sia più un sistema adatto magari per l'utilizzo con una torretta binoculare, per quindi osservazioni binoculari a lunga distanza o per sostenere e coadiuvare le ottiche sportive durante la nostra passione. Per quanto riguarda i pregi e i difetti, vi posso dire che i difetti sono pochissimi. Potrei citare l'ostruzione che lo rende meno nitido e contrastato di un sistema lente, e nell'uso diurno tra i due ho preferito il 90 mm perché è risultato meno sensibile alla turbolenza atmosferica. Per le osservazioni terrestri, inoltre, sarebbe preferibile acquistare separatamente un prisma raddrizzatore di buona qualità e magari un oculare zoom. Per quanto riguarda i pregi, invece, posso citare l'ottimo rapporto prezzo-prestazioni, soprattutto per quanto riguarda la qualità ottica. Non richiedono inoltre delle montature troppo costose a livello astronomico. Al centro del campo, oltretutto, il piccolo 90 mm ha fornito delle prestazioni da far impallidire i telescopi terrestri dal prezzo ben superiore. Hanno una lunghezza focale molto adatta alle osservazioni lunare e planetarie, e inoltre la dotazione di serie è praticamente completa ed essenziale per iniziare a osservare il cielo e la natura. In definitiva vi posso confermare che questi piccoli telescopi Mazutov della Skywatcher si sono dimostrati dei validi compagni di osservazione, costano relativamente poco, hanno una buona dotazione, seppur non siano impermeabilizzati e robusti come un classico spotting scope, possono essere utilizzati senza problemi anche per le osservazioni naturalistiche. Io vi ricordo i prezzi: 190 euro per il 90 mm e 407 euro per il più performante 127 mm. Colgo l'occasione per ringraziare Andrea Camomilla e Gianni Quarra di Unitron Italia per aver fornito questi due esemplari, concedendomi come sempre di citare liberamente le mie impressioni. Io vi saluto, ci vediamo su questo canale YouTube ormai tutti i venerdì e vi aspetto però tutti i giorni sul sito ufficiale che è www.binomania.it e su tutti i social adesso associati. Vi basta cercare su Google ad esempio Binomania. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Sarimbeni e buone osservazioni a tutti quanti.